Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo dei My Personal Pizza e questo è Grammatical Horror Story, la serie che ha ridefinito il genere horror, la serie che ha reso The Conjuring un film d'animazione per bambini, la serie che ha reso The Walking Dead una serie TV tipo Beautiful per casalinghe in menopausa, la serie che prende tutti i commenti più sgrammaticati o stupidi o semplicemente che cazzo hai nel cervello di YouTube Italia e li commenta uno per uno. Come si chiama Lorenzo? In che senso? Intendo di nome! Ah, no, comunque non vuol dire un cazzo, si chiama Lorenzo, l'hai scritto tu! Io golevo Ctre iniziava Lorenzo! Ctre palle! Ma Cree e Cree stanno assieme? Exile! Voglio tette! La mia canzone preferita è Wake Me Up When September Ends dei Green Day. A me i nerd mi fanno tenerezza, così li sfotete e non è una cosa bella, è come un uno, Mi posso anche desiscrivermi, potete dire quello che volete, però ma a me non mi è piaciuto questo video! Questo era per rendere le tipo 8000 faccine che questa persona arrabbiata ha usato. Io mi cerdo mammone zero! È inutile che critichi gli altri youtuber se poi sei il primo a comportarti da Ippocrate! È inutile! La dieta del mirtillo! Si può mangiare tutto tranne il mirtillo! E questa l'ho messa non tanto per la H iniziale, che vabbè è un errore di battitura, ma quanto per che stracazzo di dieta è la dieta del mirtillo! Io pure l'ho bacita prima ci compariva Lorenzo! Io stavo pensando al numero 7! E palesemente non stavi pensando al cazzo che stavi scrivendo! Infatti è venuta fuori una merda! E vi faccio notare che questo commento è anche stato modificato! Quindi ce l'aveva l'occasione per correggerlo! E non l'ha fatto! Veramente andresti a raccogliere le facce del tuo cane? Eh? Ma ragazzi! Dovete fare la intro al contrario! Tipo mettete dislike! Non si può fare la intro al in dritto! Bisogna farla al contrario, chiaro. Ma che significa palese? Giusto per saperlo. Benvenuta in Grammatical Horror Story. Ad honorem. Ma usatele le maiuscole quando parlate! Ciao, mi salutate in un video! Questa persona ha avuto un attacco di vocalismo. Di danze tribali. A me mia madre mi ha chiesto mentre se la vedeva se la seguisti visto che è il mio genere. E io avevo 9 anni. E da allora non hai imparato a scrivere una frase. Hai vinto la persona Normzle. Hanno vinto entrambi. Hanno avuto il coraggio di offendere il compagno. Di video. E non bisognere offendere mai, ma proprio mai, una persona a cui vuoi bene, neanche in un video. E io posso invece dirti in un video che se scrivi così sembri proprio rincoglionito. A me non piace la pizza, però mi piacere voi. Piacere Lorenzo. Buona pizza anche a voi, Simone. Può o non può una pizza? Questo. Sono stata innamorata di questo ragazzo per più di un anno e mezzo. Poi lui mi ha spezzato il cuore. Ora non riesco più a fidarmi di nessun ladro, ragazzo. Nessun ladro. E per la serie persone che non sanno leggere il titolo del video, ma hanno anche tutta un'altra serie di problemi, io se sarei stata invisibile andrei in un negozio e mangerei tutte le cose che mi piacciono. PS, a parte gli spinacci! Ciao ragazzi! Se siete d'accordo lasciate un like! D'accordo con cosa, esattamente? Scusate, fate proprio cagare! Tutti se ne sono accorti! Per voi iscritti provate a non toccare quel segno e poi vedrete che la sequenza del video va sempre avanti! Cioè, io sono d'accordo con i tipo 8000 commenti che hanno scritto
che dicono che se non tocchi il video interattivo va avanti, è una truffa. Ragazzi, condividete su Facebook, è una truffa. Il video va avanti. Mannaggia. Prendere le soluzioni cui compiti on classes e prendere 10. Questo mescolio di lingue, tic nervosi, personalità, tutta una nuova serie di problemi. E per la serie Le poesie del cuore di YouTube, ti amo, troia vaffanculo. L'amore ai tempi di YouTube. Ma perché, scritto così, i video duravano 16 secondi ma rimaneva sempre a 7? E poi arriva un paladino della grammatica correggendo perché scritto così. Grazie. E adesso è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando. Il momento del miglior peggior commento di questo episodio. Siete pronti? Mazzi, c'è Min! Ah, il nerd parla come Renzi in inglese! E tu parla come cazzo mangi! Se no il risultato è che finisci come miglior peggior commento di una serie di video sui commenti ignoranti. Congratulazioni! Ce l'hai fatta! E anche oggi ci siamo fatti del male leggendo i commenti più stupidi, più ignoranti e più... quanto di male si possa dire sul genere umano. E questo video è arrivato alla fine, ma prima di chiudere vi volevo dire tre cose. La prima, recentemente abbiamo aperto un account su Snapchat, si chiama My Personal Pizza, se vi va cercatelo e seguiteci, perché così potete vedere com'è la vera vita di tre youtuber da 130.000 iscritti. E vi accorgerete che siamo quasi sempre in pigiama che studiamo, la vita è tristissima, non è bella come ve la potete immaginare. La seconda è che, come al solito, se questo video vi è piaciuto fatecelo sapere con un super mega big giga like, così sappiamo quanto vi è piaciuto e vi vogliamo più bene, perché non vi vogliamo abbastanza bene. Così la terza è che quando scrivete i commenti sotto i video di grammatica e horror story, momento sarcasmo, vi prego scriveteli sbagliati apposta, perché è veramente un piacere leggerli e vedere quanto vi impegnate per finire nel prossimo episodio. Fine momento sarcasmo. In realtà non serve che sbagliate apposta, perché come avete visto la stupidità del genere umano non c'è limite, quindi per quanto vi impegnate ci sarà qualcuno che ha sbagliato più di voi, e la cosa grave è che lui non l'ha fatto apposta. Ciao a tutti e buona pizza!